Ciao a tutti, sono esausto. È sera, sono appena tornato a casa dal lavoro, sono distrutto, sudato, ma non importa perché ieri notte mi sono autoinflitto una tortura trash. Tortura, in realtà devo dire che è quel trash realmente divertente. Ho ceduto ai vostri consigli. Sotto alla mia recensione del tragico film musicale di Jennifer Lopez non siete stati per niente clementi. Mi avete subissato di commenti che chiedevano a gran voce la recensione del documentario. C'è anche chi ha osato pormi la sfida del tipo «Eh no, ti sei perso la parte più trash, vergogna, è come fare un lavoro a metà!» E io «Ah sì? Va bene, allora me lo guardo. Anche perché, dai, alla fine è solo un'ora e mezza di vita che se ne va». Però devo dire che sono stato paradossalmente ripagato, avevate ragione, cioè è vero, è disagio, è trash, ma il documentario mi sento arricchito dopo averlo visto sostanzialmente. E devo dire che anche mi ha mosso anche diverse riflessioni. La visione è stata piuttosto tragicomica, e perché, parentesi, se non siete a conoscenza di tutto ciò, vi basta brevissimo recap. Jennifer Lopez, un tempo una delle grandi pop star in vetta alla Hit Parade tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, oggi comunque riconosciuta come celebrity, è tornata con un nuovo disco che si chiama This Is Me Now, dopo dieci anni di assenza sulle scene. In realtà qualche singoletto mediocre qua e là l'ha piazzato, ma sono stati tutti dei flop, però obiettivamente era 10 anni che lei non faceva un album vero e proprio. E dato che si è rimessa, anche se ormai è storia vecchia perché sono già mollati, con Ben Affleck, il suo storico ex, e a Ben Affleck lei aveva dedicato 20 anni fa quello che è uno dei suoi album bestseller, ovvero This Is Me Then, ha voluto fare un sequel. Ha voluto fare un sequel e celebrare quello che per lei è l'amore vero attraverso un film musicale che abbiamo ampiamente recensito, e quindi vi consiglio, per cogliere tutti i fattori scatenanti, di recuperare prima la mia recensione sul film This Is Me Now, con il disco e con un what the fuck di documentario. Allora, il documentario si chiama The Greatest Love Story Never Told, la più grande storia d'amore mai raccontata, e mandiamo in vacca Romeo e Giulietta, che hanno solo da imparare, banalmente, cioè, non lo so, Cime Tempestose, Orgoglio e Pregiudizio, tutto un cacciara, perché la più grande storia d'amore mai raccontata è quella di Jennifer Lopez. Allora, che è una storia d'amore in realtà non tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, ma tra Jennifer Lopez e Jennifer Lopez, perché come abbiamo appurato, questa è puramente un'operazione ipernarcisistica. È un po' come se J.Lo, conscia del fatto che altre sgallettate pop abbiano preso il controllo dei media, banalmente Taylor Swift, banalmente Ariana Grande, poi sì, ci sono delle pop star che hanno delle carriere un po' più longeve, che però sono tuttora in auge, no? Banalmente Lady Gaga, ok? O poi ci sono quelle leggende che sì, non sono all'apice come in passato, ma rimangono delle leggende, vedasi Madonna. Britney post fine conservatorship sta solo facendo cose imbarazzanti su Instagram, eppure Britney Spears è tuttora una leggenda. Quindi J.Lo che sta a fa? Deve fare qualcosa e deve fare un gran ritorno con stile. Però secondo me, quando hai una mentalità chiave stile Tuorlino, dove ami te stessa oltre ogni barriera, beh, i rischi sono tanti, devo dire. E The Greatest Love Story Never Told è il racconto della genesi del film musicale. Attenzione a chiamarlo video musicale, perché lei si incazza. È un film dove lei ha coinvolto Myers come regista, è un regista di videoclip
Nel lungometraggi lui ha realizzato una ciofeca che era il remake di The Hitcher negli anni 2000, film orribile, e purtroppo la sua successiva prova è stata proprio il film di J.Lo. Comunque Myers è un regista capace, un regista che ha un curriculum invidiabile dal punto di vista dei videoclip musicali. Ha girato per tantissimi artisti, banalmente l'ultima sua opera, che un po' l'ha redento a livello di curriculum, è stato il videoclip ormai iconico di Sabrina Carpenter, Taste, con Jenna Ortega. Però J.Lo, lei vuole che tutti sappiano l'incredibile storia. Non è neanche un biopic, non è un film che racconta le vicende di J.Lo in quanto J.Lo, ma è proprio un documentario sulla storia della realizzazione del film musicale, che appunto non è neanche, nell'intento di J.Lo, un tentativo di promuovere l'album. Ma è effettivamente un progetto a sé stante, un concept art, un concept film, un po' come, tenendo conto dell'enfasi narcisistica di J.Lo, dell'enfasi egoriferita di J.Lo, The Wall dei Pink Floyd, sostanzialmente è un po' una cosa del genere nei suoi intenti. Bene. The Greatest Love Story Never Told è anche il nome di una canzone del suo ultimo album, ed effettivamente più volte all'interno di questo documentario Jennifer Lopez racconta la storia della sua ricerca dell'amore come una storia incredibile mai vissuta da nessuno e che lei ha la missione di raccontare. Però stringi, se vogliamo andare sulla superficialità e poi entriamo nei dettagli trash perché sono eclatanti, la storia personale di Jennifer Lopez, per quanto stiamo parlando di una celebrity che sicuramente con professionalità è riuscita a, negli anni della fama, a ottenere risultati eccellenti, non ha nulla di straordinario in realtà. Soprattutto se la leghi alla dimensione dei sentimenti. Cioè, sì, si è sposata diverse volte, ha avuto dei figli con l'ex marito Mark Anthony, si è rimessa con Ben Affleck, ma non mi sembra una cosa così sconvolgente e rivoluzionaria decidere di riprovarci con uno dei tuoi ex e vedere che la scintilla riesplode. Non lo so, succede secondo me anche alla fruttivendola sotto casa, non è che perché sei Jennifer Lopez, allora incredibile, incredibile, non è mai successo a nessuno di reinnamorarsi del tuo ex e lui ti ricambi così. Poi vabbè, il fatto che il gossip ci dica che questi stiano già divorziando rende il tutto ancora più, non lo so, un po' grottesco, ecco. La cosa divertente e interessante è che il documentario in sé non è trash. È trash quello che succede nel documentario. Il documentario sarebbe trash se ci affidassimo alla chiave di lettura che il documentario vorrebbe avere, ma letto in una chiave diversa diventa un documentario interessante, perché se vediamo The Greatest Love Story Never Told come un documentario stile Fire Festival, non so se l'avete mai visto il documentario Fire Festival, documentario bellissimo su Netflix, ve l'ho recensito sul canale quando era appena uscito, ma ogni tanto me lo rivedo, che è il documentario sul festival musicale più disastroso di sempre. Se la vedi in quell'ottica lì, diventa un documentario interessante. Se lo vedi come un documentario making of, puramente making of, diventa trash. Diventa trash perché? Perché si capisce lontano un miglio che l'intento del documentario, o comunque l'intento di Jennifer Lopez stessa, è quello di far passare il messaggio che questo film che lei sta realizzando a sue spese perché non trova finanziatori sia il capolavoro del secolo. Un film ambizioso, un film che nasce da un impulso artistico, metanarrativo. Lei usa proprio la parola. Quando qualcuno le chiede spiegazioni su J.Lo, che c'ha in mente di fare, perché lo vuoi fare, lei è tutto meta, è metanarrativo, quindi metaconcettuale, metaforico. Marina Abramovic si impossessa improvvisa di Jennifer Lopez e lei se ne esce con queste cose. Lei vorrebbe dare quest'idea che è una,
È un processo creativo complesso, sofferto, non facile, che il progetto che uscirà sarà di nicchia, che i critici probabilmente si faranno delle domande ma alla fine apprezzeranno, e che tutte le difficoltà sul lavoro, sul set, sono dovute al fatto che è un progetto ambizioso e che nessuno crede in lei, ma lei a Eisenstein fa una pippa. Quindi, sostanzialmente, il senso del documentario è questo. La gente ha paura di questo film perché lei vuole raccontare delle scomode verità. E quindi iniziamo con le scomode verità. Allora, il film inizia in modo tragicomico. Jennifer Lopez cerca disperatamente finanziatori. Lei ha questa idea incredibile, ma ovviamente le serve cash. E i finanziatori si tirano indietro all'ultimo. Addirittura Netflix, questo lo scopre non parlando direttamente con Netflix, ma è un suo assistente che le rivela questa cosa, le dice: non capisco perché dovremmo finanziare un progetto di questo tipo, dato che è semplicemente un film promozionale per l'album di Jennifer Lopez, cioè il cash non lo mettiamo. J.Lo affranta, scorbutica, nera nell'anima, che dice: come osano e non capiscono. Tutto il team attorno a lei cerca di farle capire attraverso le parole dei finanziatori che comunque i film musicali non vendono poi così tanto. Banalmente si evince da questo documentario che anche un progetto pluripremiato come Lemonade di Beyoncé, il film non è che abbia fatto questi grandi incassi, quindi la mettono in guardia dicendo: guarda Jennifer, non è un'operazione così, nonostante sia un'operazione palesemente commerciale, non è un'operazione che ha degli incassi assicurati, quindi i finanziatori si tirano indietro. E Jennifer Lopez dice che comunque è agghiacciata perché in passato comunque grandi artisti hanno usato il mezzo cinematografico per raccontare la propria arte e la propria musica, ad esempio Prince con Purple Rain, e J.Lo cita proprio Prince come sua fonte di ispirazione. Ecco, la prima parte del film è proprio su questo, e vediamo una Jennifer Lopez che secondo me ha accettato di inserire determinate scene all'interno del documentario perché nella sua visione dei fatti voleva apparire professionale come neanche Stanley Kubrick, e anche stressata, cioè voleva far percepire a noi pubblico lo stress che lei stava vivendo. Però in realtà l'immagine che riceviamo è che J.Lo è una disillusa totalmente, che proprio è convinta di fare un capolavoro, quando in realtà è un film che capisce solo lei, e che è particolarmente antipatica. Mi spiace, perché secondo me non è proprio una bella immagine quella che emerge di lei nel documentario. Lei non ascolta nessuno. Tutti i collaboratori che ha intorno le cercano di dare dei consigli su come muoversi, su come girare una determinata scena, e lei fa faccia di pietra, non risponde. Addirittura il regista ha paura a parlare con lei. Ma stiamo scherzando? Ma il regista del tuo film ha paura di parlare con lei? C'è una scena che mi ha raggelato. Praticamente ci sono dei problemi sul set e il regista, mi sembra che fosse proprio il regista, vorrebbe dire a Jennifer Lopez che a causa di questi problemi alcune scene andranno girate il giorno dopo. Però girarle il giorno dopo implica un aumento del budget di $200,000. Non è una bella notizia, però comunque che il regista abbia paura di dirglielo, quando è ovvio che lo deve sapere, mi lascia perplesso. E soprattutto quando lui si lascia scappare questa cosa, Jennifer Lopez dice alla sua assistente: senti tesoro, vai a parlare con lui perché mi viene mal di testa, andate via, andate via. Cioè, lei fa spallucce, fa così, poi tratta male tutti, è incredibile. Secondo me l'immagine che lei voleva dare, che poi sicuramente si è comportata in questo modo durante le riprese, durante il set, ma è un documentario, non racconta la realtà dei fatti così com'è. Però se ci sarà stata una scrematura
delle scene da inserire nel documentario. Cioè, il fatto che lei abbia inserito determinate scene, secondo me, è parte dell'illusione che lei si è creata. Perché lei nella sua testa, secondo me, vede questo progetto come se fosse 2001 Odissea nello spazio. Quindi il fatto che lei tratti male la gente, i suoi collaboratori, perché lei ha una visione metaletteraria, metacinematografica, metaartistica, il fatto che lei si comporti in modo schietto, secondo me, nella sua testa è un po' come se fosse perfezionista, come se volesse raccontare le cose come stanno. Quindi lei ci fa una pippa così nella scelta del fango da usare per una coreografia. Fa arrivare dei secchielli di fango e obbliga i suoi collaboratori a lavorare tutta la notte per ottenere la texture di fango perfetta per la sua coreografia. Oppure ancora c'è questo momento what the fuck in cui lei deve scegliere l'ombrello da utilizzare durante la performance finale, quella tragica col colibrì, e fa fare i provini agli ombrelli. Cioè, va bene, però anche in queste scelte il fatto che sia sempre schietta, no, 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 e tratti male tutti, e che il regista ha paura a parlare con lei, questa è una cosa sconvolgente. Cioè, è vero che Jennifer Lopez, in assenza di finanziatori, è diventata produttrice del film, e quindi, come funziona in America, il produttore è colui che ha il potere. Però comunque il regista, cazzarola, è quello che sta lavorando per te. Cioè, il fatto che abbia paura a parlare con quella che è anche l'attrice del suo film è, insomma, a me ha lasciato molto perplesso. Comunque, la prima parte del film, tutto il film, è sul fatto che J.Lo è antipatica con tutti, perché affronta comunque la difficoltà di questo processo creativo, vuole essere perfezionista, fa addirittura i provini agli ombrelli, ma soprattutto chiama disperatamente tutti i suoi amici VIP. Allora, il fatto che lei abbia accettato di inserire le scene nel documentario di lei che chiama o fa chiamare i suoi collaboratori, i suoi amici VIP, per partecipare a questo film, mi lascia senza parole. E secondo me, anche qua avvalora la tesi che, secondo me, Jennifer Lopez, io non ho nulla, anzi devo dire che guardando questo documentario ho provato un po' di compassione per lei, perché si vede che lei ci teneva tantissimo a questa cosa, ma che vivesse comunque in un'illusione totale. Cioè, secondo me vive in una gabbia del tipo: nessuno mi capisce, nessuno capisce la mia arte, nessuno capisce cosa devo fare, anche se tutti le stanno dicendo che sta sbagliando, che questa cosa non funziona. Vive inchiodata in questo pensiero qua. È per quello che adesso che ho visto il documentario avvalora ancora di più il fatto che il film This Is Me, The Now sia veramente sulla falsa riga di, che so, Il Bosco 1, Troll 2, cioè grandi capolavori del trash, perché vive proprio in un suo mondo illusorio in cui crede di essere qualcos'altro che non è. Allora, Jennifer Lopez inizia a chiamare tutti i suoi amici VIP, perché, come vi ho spiegato in una recensione del film in sé, ci sono questi cameo fatti da delle celebrity casuali che interpretano i segni dello zodiaco. Lo spiego meglio di là. Comunque c'è Kiki Palmer, c'è Post Malone, c'è Kim Petras, ma soprattutto l'iconica Jane Fonda, ok? Lei inizia a chiamare a raffica amici suoi. E questa parte è lunghissima, è devastante, perché tutti le dicono di no. Taylor Swift le dice di no, Ariana Grande le dice di no, le dice no Khloe Kardashian, le dice no qualunque VIP lei avesse in agenda nella rubrica BFF, lei li chiamava e non la cagavano di striscio. Perché obiettivamente, perché dovresti prendere parte a un progetto che palesemente sembra un progetto solamente fatto per se stessa e che non ha nessun valore, nessun appeal, niente, niente? E che arriva tra l'altro in un momento in cui Jennifer Lopez sì, è famosissima, però non è una di quelle celebrity che è riuscita a costruirsi veramente una fanbase affiatata. Cioè, pensi a Jennifer Lopez e pensi al 2002 e ci associ
Jenny from the Block, la canzone, che però è di 20 anni, di 23 anni fa, cioè, nel senso, ok. Detto ciò, lei inizia a chiamare gente. Allora, il momento più trash, secondo me, che io ho detto what the fuck, è quando viene chiamato, non mi ricordo chi è, ma viene chiamato un attore, non mi ricordo il nome, viene chiamato questo attore che deve interpretare un ruolo in una coreografia nel film. Nel film di J.Lo c'è un momento in cui lei vuole rappresentare anche il tipo di relazione tossica e quindi c'è questo balletto che sembra un po' la versione su Wish del balletto di C'è ancora domani della Cortellesi, quindi la violenza, la relazione tossica rappresentata attraverso il balletto, solo che qua sembra un videoclip brutto R&B degli anni 2000. E viene chiamato questo attore che inizialmente deve essere scritturato, J.Lo vorrebbe per questo ruolo. Questo attore fa sapere all'assistente di J.Lo che non vuole partecipare al film perché è il migliore amico di Mark Anthony, che è l'ex marito di Jennifer Lopez, e sottintende quest'uomo che non è a suo agio sul fatto che il suo migliore amico venga rappresentato in questo modo e che, e soprattutto essendo migliore amico di Mark Anthony, non vuole tradire il suo amico confermando quel chiacchiericcio dei media che allora Mark Anthony è stato un pessimo ex marito, no? Una cosa del genere. Comunque, banalmente, stringi, questo attore non vuole accettare perché non si sente a suo agio a mettere in cattiva luce quello che è il suo migliore amico. J.Lo dice: ma no tesoro, ma cosa dici? Ma no, ma perché non stai interpretando il mio ex marito? È tutto metacinematografico, metanarrativo, perché l'amore è fatto anche di violenza. E questo qua gli dice: sì, ho capito che tu hai questa visione da trip di acidi, però obiettivamente sei te stessa che parli del tuo amore con Ben Affleck, ovviamente il pubblico e i media ci interpreteranno del passato tuo, delle cose tue, ma non sono io! Non sono io! Cioè, io interpreto un personaggio! Infatti, non si chiama Jennifer, la protagonista, si chiama The Artist, l'artista! Quell'altro riaggancia e c'ha ragione. E lei giustifica, appunto, anche questo momento, così come i precedenti, come ma perché comunque c'è l'arte? È un film scomodo, è un film, la gente ha paura di partecipare, è scomodo, la verità è scomoda. Quindi a volte, tra l'altro, la Jennifer si confonde tra quello che è film e quello che tra quello che è fiction e quello che è biopic, sostanzialmente. È un po' la sua storia e un po' no. Ma poi c'è un altro momento, che chiama un altro attore, non mi ricordo chi, che deve interpretare invece i segni zodiacali. E l'assistente di J.Lo le dice: guarda che così non può perché si sposa, c'ha un matrimonio. E J.Lo: cosa? Ma proprio reagisce come se fosse tipo, come se avesse detto: devo andare dal parrucchiere, non posso venire, no? Cioè, lei non dà valore a questa cosa, nonostante si parli d'amore, nonostante si parli anche dell'importanza del matrimonio nel suo stesso film. Lei: cosa? Che schifo! Cioè, lui rifiuta il mio film per il matrimonio? Ma richiamalo, per favore! Ma richiamalo! Non accetto un no come risposta. Ovviamente riceve un no come risposta. Poi arriva la Jane Fonda, salva la situa. Allora, Jane Fonda, una delle più mitiche attrici di sempre, accetta questa parte perché giustamente è arrivata comunque a una certa età, Jane Fonda non ha bisogno di avere altri film da Oscar per dimostrare di avere un CV della Madonna, quindi, e poi comunque è molto amica di Jennifer Lopez, loro due sono molto amiche e Jane Fonda prova un grande affetto per J.Lo, quindi appena J.Lo la chiama, inizialmente la Jane sembra un po' arrampicarsi sugli specchi del tipo ma tesoro, ma boh, però
Jane Fonda, posso dire che in questo film è il personaggio migliore, a parte che lei è sempre stata iconica, e appunto si racconta anche un po' dell'amicizia che la lega a Jennifer Lopez. Le due hanno fatto amicizia sul set di quel Mostro di Suocera, film in cui sono protagoniste entrambe, e da allora sono rimaste molto affiatate. Jane Fonda, posso dire che mi dà fiducia sull'umanità, perché lei è una grandissima amica. Cioè, Jennifer avrebbe dovuto accendere la luce, il campanello d'allarme, perché mentre tutti gli altri VIP, giustamente, dicevano no, teso, o c'ho un matrimonio, vabbè, poveretto quello che si sposa, c'ha ragione, però gli altri che, no, tipo Ariana Grande, no, scusa, teso, ciao, amo, non sento, e mette giù. Invece Jane Fonda dice, mette le mani avanti e lì dice, tesoro, io lo farei anche perché ti voglio bene a te, voglio bene a Ben, siete un po' come i miei nipotini, va bene, adoro, ti amo, ti adoro, lo posso fare. Se ci tieni veramente lo faccio perché sono tua amica. Però il fatto che tu abbia ritrovato l'amore adesso, cioè il fatto che la vostra storia d'amore è ritornata in auge, quello che avete passato un po' di anni fa non ti ha fatto pensare che forse questa storia d'amore ve la dovete un po' vivere nel privato? Cioè, che senso ha questo film dove tu vuoi spiattellarla un po' con le tue fantasie, un po' sì, un po' no? Cioè, sei sicura che ne valga poi così la pena? Non vorresti viverti sta storia d'amore nel privato, senza mettere i media di mezzo? Cioè, da qualche tempo, tesoro, ogni volta che apro il giornale ci sei tu, ci sei sempre che baci Ben. Cioè, va benissimo, ma c'è bisogno di spiattellare così al mondo la tua storia d'amore? Jane, grazie. Tra l'altro Jennifer dovrebbe ringraziarla perché ha un'amica vera. Cioè, le amiche vere sono così, gli amici veri sono così. Cioè, cazzarola, dicono le cose come stanno. Jennifer, va avanti, questa è la mia storia. Tutti mi dicono che questo film non lo devo fare. E invece, sì, è vero, non ho bisogno di farlo, ma lo voglio fare. È la mia storia, è la storia d'amore e la porterò avanti. Ma in tutto questo, Ben Affleck? Dove sta? Dov'è? Cosa fa? Perché comunque lui è direttamente coinvolto. Nel documentario c'è e non c'è. Diciamo che quel poche volte che compare, noi capiamo che quest'uomo con questo film non ci vuole avere a che fare. Allora, lui supporta Jennifer, cioè si vede che comunque le dà man forte, le dice vabbè, stai facendo questo progetto importante, mandalo avanti, ti supporto, però si vede che lui non vuole essere coinvolto, arriva a dire però questa cosa che parla di me, insomma, non è che mi sta molto bene, però la J-Lo è contenta, quindi andiamo avanti così. E poi dice no, ma poi andando avanti nelle riprese, e lì sono morto dal ridere, perché lui voleva dire una cosa carina, però sono morto dal ridere. All'inizio avevo paura che parlasse troppo degli affari nostri, e invece grazie a Dio poi di ripresa a ripresa ho scoperto che in realtà parla di lei che ama se stessa, dell'amore. Lui la dice come una cosa carina, però quando Ben Affleck tira un sospiro di sollievo dice ah no, pensavo sputtanasse le cose nostre, poi in realtà parla solo di quanto ama se stessa, di quanto ha trovato se stessa, allora mi va bene alla fine. E lì è morto. Tra l'altro Jennifer Lopez fa una cosa per cui Ben Affleck comunque, pazienza incredibile, io sarei impazzito probabilmente. Allora Ben Affleck, se non ho capito male, questo viene spiegato all'inizio del film, fa un regalo a Jennifer Lopez nel momento in cui loro si rimettono assieme, e le fa un regalo molto bello. Le fa un regalo molto bello che J-Lo si emoziona. Ed non è un regalo di quelli lussuosi, non è un regalo, è uno di quei regali che ti cambiano veramente la vita, perché è molto intimo e personale. Lui fa una sorta di libro dove stampa tutta la corrispondenza che lui e J-Lo si sono fatti in tutti gli anni che si conoscono, quindi le mail, i messaggi, le cartoline, e crea questo grande libro che in un certo senso racconta la loro storia. Quando loro due si rimettono assieme, lui le regala questo libro e le dice così è un po' come se avessimo scritto la nostra storia.
Quindi è una cosa molto bella, però obiettivamente sono scritte anche delle cose estremamente private. Ecco, Jennifer Lopez, siccome lei è Stanley Kubrick, decide di prendere il libro che le ha regalato Ben Affleck con la loro corrispondenza privata e lo fa leggere a tutta la troupe, dall'inizio alla fine. Lo dà proprio come compito a casa. Leggete tutti perché dovete essere ispirati, dovete trarre ispirazione dalla mia storia. Mi raccomando, mi raccomando. Io gli ho detto no. E poi Ben Affleck reagisce, cioè lo vedi poverino che è pietrificato quando Jennifer dice e ho fatto leggere il nostro libro a tutta la troupe, a tutti i collaboratori, anche ai backup dancer, l'hanno letto tutti perché devono essere tutti coinvolti. E lei patatina mi fa, in realtà si parla tanto male di lei in questo momento per colpa di questo film, ma patatina in realtà, anche se le appare come antipatica, come fuori di testa in alcuni momenti, io provo un'immensa commozione per lei, perché io capisco che in quello che lei vuole, si vede che quello che lei vuole fare, lei è convinta che sia grandioso, e adesso si ritrova con un sacco di critiche. Secondo me lei non era preparata a questo, lei proprio vive in una bolla sua, in cui vive lontano dalla realtà, cioè non so se è una sorta di panico del tipo ho raggiunto una certa età e non sono più all'apice del successo come lo ero 20 anni fa, e lei è andata in una sorta di crash di panico e ha voluto fare il ritorno in grande, e non so se questa bolla che si è creata è dovuto da quello e anche al fatto un po' che il personaggio che lei ha creato nel corso della sua carriera, quello della ragazza umile, di umili origini del Bronx, che raggiunge il successo, non è diventata più credibile nel corso degli anni. Tra l'altro queste uscite che lei fa, c'è cioè un momento in cui lei si scombina i capelli, che è andato virale, quel momento lì, mi guardo con i capelli scombinati e la tuta e penso a quella Jenny di tanti anni fa, di quando era piccola, quella Jenny pazza che correva nel Bronx. Cioè no, quel momento lì, cioè obiettivamente, io ho alzato le mani. Poi c'è anche il casting per la bambina, perché c'è la bambina Jennifer, perché l'amore per se stessa, interpreta se stessa, e quindi arriva questa bambina bellissima, Jennifer la vede e dice sì, perfetta, però la voglio con più sporca, più ferite, perché le sofferenze del passato, la sporcizia del Bronx, e se ne va e vola via, tipo falena vola via. È proprio tutto molto artefatto, e secondo me è brutto il fatto, dopo aver visto questo documentario, in realtà io provo una profonda compassione, perché si vede che lei stava creando qualcosa che per lei era importante e le ha causato enormi stress e sofferenza. Lei ci ha rimesso i soldi, ci ha rimesso la salute mentale, perché comunque si vede che lei è in totale burnout tutto il tempo del film. E io non mi sento neanche di giudicarla fin troppo sul fatto che lei è stronza per tutto il film, perché è il tipico atteggiamento da persona in burnout e in panico totale. Cioè lei è come se lei fosse consapevole del fatto che avesse una mission, o comunque che lei avesse questa grande opera da fare, ma che le sfuggisse di mano gli errori sul set, il fatto che la gente, gli attori coinvolti non sanno cosa stanno facendo. Cioè c'è questo momento trash che io avrei tolto dal documentario sinceramente, dove ci sono le celebrity che fanno il loro cameo, Kim Petras, Post Malone, arriva Jennifer Lewis, adorata! Jennifer Lewis arriva con fare da ghetto girl, queen, e dice mi ha chiamato il mio agente che devo partecipare al video musicale di J-Lo. E io, Arriva, e lo dice davanti a Jennifer Lopez, e Jennifer Lopez, ma non è un video musicale, è un film! E lei, quello che è, cioè, praticamente, io l'ho adorata lì, però la gente coinvolta che ha accettato di fare il cameo non sapeva perché si trovasse lì. C'è proprio un punto in cui Post Malone e Kim Petras si guardano negli occhi e fanno... Cioè, ma veramente lasciate queste cose nel documentario? Poi ci sta che nella vita loro l'abbiano fatto, perché nei set cinematografici, anche di grandi produzioni, non è che c'è sempre l'organizzazione spettacolare, i momenti what the fuck esistono come in ogni posto di lavoro. Però già vedi che è una tragedia, cioè sembra il making of di The Room di Tommy Wiseau. Cioè, il momento in cui Kim Petras e Post Malone si guardano negli occhi, fanno così, del tipo perché siamo qua e perché lo stiamo facendo, per me è un apice. Cioè, è proprio Jane Fonda che non si fa domande perché si è messa l'animo in pace, sta solo facendo un favore a un'amica, e quindi legge, dice quello che deve dire, ma gli altri, addirittura nonostante si capisca che il fulcro
dell'amore di J.Lo per l'oroscopo, per i segni zodiacali, è importantissimo nel film. Addirittura nei commenti mi avete detto che lei, se qualcuno è della Vergine e del suo team, lo licenzia perché è della Vergine, una roba del genere mi avete detto. E gli attori che le ha chiamato, c'è un discorso che dicono: l'oroscopo è una gran cazzata, non capisco questa roba dei segni. La gente che è coinvolta non capisce perché è coinvolta, non sanno cosa fare, è un disastro. E io un po' di compassione per J.Lo l'ho avuta in questo film, perché lei è totale burnout, è proprio in una bolla in cui la gente non la capisce e lei vuole esprimersi ma non ha i mezzi per farlo, non ha... Ecco. Molto probabilmente sarebbe dovuta sfogare in palestra per tirar fuori questa cosa. E vabbè, sono molto confuso da questo film. È un'esperienza effettivamente trash perché te la vogliono far passare come la grande opera ambiziosa musicale, ma non puoi farlo uscire in contemporanea con il film. Perché se il film non è veramente l'opera ambiziosa che poi si è rivelata, se non è veramente il capolavoro del secolo, poi è ovvio che il documentario racconti l'epopea di un disastro. E quindi, ecco, finisce qua. Comunque vi ringrazio di avermi consigliato di vedere questo documentario, perché effettivamente ne vale la pena. Cioè, non puoi aver visto il film di J.Lo senza aver visto il documentario gemello. Guardatelo assolutamente, capirete molte più cose. Quindi, devo dire che come documentario, dopo aver visto il film, ha aumentato l'esperienza. E mi sono sentito, nonostante si parli molto del fatto che in questo film è impossibile empatizzare con Jennifer Lopez perché è una disillusa, antipatica, che tratta male tutti, io invece ho avuto un profondo moto di compassione perché ho visto un breakdown totale, un burnout totale per tutto il film, con la scoccata finale dove vi saluto e c'è Ben Affleck che dice: il film è finito. Ben Affleck le dice: brava amore, hai finito il tuo film. E Jennifer Lopez dice: no, non è solo il mio film, è il nostro film. E Ben Affleck è carino perché la vuole spronare, eccetera. Però non puoi non leggerla in questo modo. È il nostro film. Lui un attimo impallidisce e dice: no, no, tesoro, è il tuo film, è il tuo film. E finisce così. Insomma, diciamo che è un film che cambia in base alla prospettiva con cui lo accogli, perché sicuramente in quel momento Ben Affleck era sincero e stava supportando J.Lo del tipo: il tuo progetto, la tua roba metaconcettuale da fare. Però quando dice è il tuo film e le fa pat pat e poi l'abbraccia, insomma, è una cronaca di un disastro. E io vi consiglio di vederla perché dal punto di vista antropologico, artistico, di ispirazione, vale la pena vederlo. Questa è la mia recensione trash su The Greatest Love Story Never Told, documentario sul film di Jennifer Lopez. Fatemi sapere se l'avete visto, io sono esaurito, scatenatevi dei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!